territorio di Minervino di Lecce custodisce un importante patrimonio afferente alla civiltà megalitica salentina. Valido esempio è il dolmen Liscusi, posizionato lungo la strada provinciale che collega il paese a Oggiano la Chiesa. Individuato da Mario Antonio Micalella nel lontano 1867, Liscusi si attesta tra i dolmen più importanti della penisola pugliese e tra i primi monumenti megalitici ad essere studiati in Italia durante i censimenti avvenuti a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. La lastra superiore presenta un foro del diametro di 20 cm, apertura probabilmente connessa ad un'antica funzione cultuale o astronomica. Recentemente l'amministrazione comunale di Minervino ha istituito il parco culturale Dolmen Liscusi, allo scopo di migliorare le attività di tutela e valorizzazione del monumento, attraverso la promozione di interessanti itinerari turistici avviati in seno al SAC Serre Salentine. Caratterizza il patrimonio megalitico minervinese il menhir Monticelli, posizionato a pochi chilometri dall'abitato dell'omonima località. Individuato nel 1951 da Giuseppe Palumbo, il monolite doveva avere in passato dimensioni maggiori rispetto alla sua altezza, che oggi si attesta a 2 metri e 25 centimetri. A Cocumola si può ammirare in via Savoia il menhir Croce, un tempo posizionato in aperta campagna, come ricorda nel suo censimento il geologo leccese Cosimo De Giorgi. Il monumento lapideo raggiunge i 3 metri e 20 centimetri di altezza, mentre la base registra una sezione ampia 63 centimetri. Le preziose testimonianze megalitiche arricchiscono di mistero e fascino il territorio minervinese, patrimonio che rievoca l'ancestrale vocazione spirituale del Salento e il forte legame con la natura e la terra.